Ciao, buon pomeriggio. La volete una ciambellina? Oggi faremo queste. Sono delle ciambelline tipo graffe, tipo molto piccole, fritte, ovviamente. Veloci, veloci da fare, senza bisogno di aspettare la lievitazione, senza bisogno di burro, senza utilizzare burro, senza utilizzare... non mi ricordo cos'altro. Cosa ci va di solito nelle altre graffe? Nel frattempo saluto mia cugina Maria, mia madre Adalgisa, buona festa delle mamme a tutte. E grazie a tutti quelli che si stanno collegando. Cominciamo subito a dirvi che oggi abbiamo un supporter, una persona, un'azienda che ci ha voluto supportare in questa nostra diretta, che è l'outlet Casalingo di Cosenza, che ci ha fornito qualche accessorio che vi farò vedere fra poco. Allora, io mi collego subito qui dal tablet per leggere in tempo reale i commenti e interagire insieme. Nel frattempo saluto Alfredo. Ciao Alfredo, guarda che zazzera che c'ho, ti prego. Alfredo è mio cugino, nonché mio parrucchiere. E spero di... Il 18 riapriranno tutti quanti, riapriranno probabilmente i parrucchieri, anche l'outlet Casalingo. E quindi potremmo ricominciare a rimetterci un po' in sesto. Qua il mio tablet non funziona. Nel frattempo io vi dico gli ingredienti. Per preparare le nostre ciambelline fritte, veloci, veloci da preparare, servono 250 ml di latte. Poi 100 g di zucchero. Poi un uovo. Poi 80 ml di olio di semi di girasole. Una bustina di lievito per dolci. La buccia di mezzo limone grattugiato e 550 grammi di farina 00. Io adesso un attimo, scusate un secondo, io sto cercando di collegarmi per leggere i commenti. Eccolo, ci sono. Scusate, scusate la zazzera, mamma mia che zazzera che ho fatto. Allora, ciao Matteo, Diego Matteo. Allora, cominciamo subito. Gli ingredienti ve li ho già detti, qualche occorrente utile, una grattugia per il limone, una scumarola o simile, queste qui, grazie all'outlet Casalingo che ce l'ha fornita di Cosenza, una spatoletta, una leccapentole, una... come si chiama questa? Serve per... setacciare una setaccia per la farina e una formina per questa, una formina per fare le ciambelle. La trovate tutto quanto dall'outlet Casalingo a Cosenza. Se non avete a disposizione questo oppure non vi va di utilizzarlo, potete usare un bicchiere per la forma grande e per la forma piccola, guardate, per la forma piccola, un tappo. Ecco, grazie, setaccio, grazie. Bicchiere e tappo piccolo, ok? Grazie per i suggerimenti, mi sono un po' impappinato. Qua questa cosa c'ha la caratteristica di avere questa cosa, vedete, per prenderli qui insieme. Va bene, adesso cominciamo subito. Mettiamo da parte questo, ovviamente il mattarello, mi sono impappinato. Partiamo subito, prendiamo una bella ciotola e mettiamo prima la parte liquida, quindi 250 ml di latte, ok? Poi gli 80 ml di olio di girasole, di semi di girasole, ok? Metto da parte l'uovo. Ok, mi asciugo un po' le mani. Ciao a tutti quelli che si stanno collegando, ciao mia zia Flavia. E poi mettiamo la buccia di mezzo limone grattugiato. Ciao Poppy Gelato, sai che venivo sempre da te. Con Gugu, un collega, quindi
Mezzo limone grattugiato, grattugia che è una meraviglia, questa cosa, fantastico, guarda, si può pure poggiare. Grazie. Ok, quindi il limone grattugiato l'abbiamo messo, mettiamo da parte. Mi raccomando, prendete i limoni non trattati e dobbiamo aggiungere anche lo zucchero. Ok, e adesso cominciamo a mescolare. Con questo prendiamo la farina e la dobbiamo versare più o meno in 3-4 volte. Cerco di andare veloce per non rubarvi troppo tempo. La facciamo cadere un poco e poi la giriamo. Ciao Dora dall'Argentina. Giriamo, facciamo assorbire questa prima parte. È importante utilizzare il setaccio perché altrimenti vengono facilmente i grumi. Mentre in questo modo, con il setaccio, bene o male, evitiamo questo rischio. Sì, Alfredo, devo fare. Ma non ti preoccupare, che mo fra pochi guai li faccio io, li faccio. Non ti preoccupare. Ok, continuiamo a versare la farina. Voi che mi dite? Ciao Franca, sì, è bello il setaccio, guarda. Me l'ha dato l'outlet casalingo. Grazie che ci ha voluto supportare con questa diretta. Diamogli il benvenuto su Instagram, perché sono iscritti da poco su Instagram. Allora, versiamo un altro poco di farina con il setaccio. Io sono da solo, però sarebbe bello, meglio farvi aiutare, perché così la farina la fate incorporare piano piano. Ciao Marica! Le fruste, Aldo, le fruste, non lo so, puoi usare pure una forchetta, non quello che ti. No, le fruste no, perché fra poco vedi che l'impasto diventerà più solido, quindi le fruste non vanno bene. Ok, quando stiamo per mettere quasi l'ultima parte della farina, mettiamo il lievito. Però. Ok. Ciao Rita, mia zia Rita. Ciao Aldo, buon anno. Benumia. Vabbè, sono due ciambelline fritte che poi voi potete pure farcire con un po' di cioccolata oppure farci una glassa. Andrea, no, che ti fa sto forno? È meglio fritto, meglio fritto. Ok, adesso mettiamo il lievito mettetelo verso la fine, dovete mettere il lievito per dolci, per questo non c'è bisogno di lievitazione. Vedete che l'impasto sta cominciando a prendere consistenza. Ciao Patricia. Ciao zia Fra, che stai dicendo? Sì, l'outlet è casalingo, prezzi ottimi. Io vado sempre là. Poi casualmente loro questa volta ci hanno contattato e ci hanno offerto questi accessori per utensili per poter lavorare meglio. E infatti io non l'avevo il setaccio, con il setaccio l'impasto è tutta un'altra cosa. Sì, è vero Aldo, andava setacciato il lievito, c'hai ragione. Andava setacciato il lievito, me lo sono dimenticato. Io qua ho fatto cadere un sacco di farina, sono solito a ronzone. Allora, Vincenzo, ti ripeto la ricetta. 250 ml di latte, 100 g di zucchero, un uovo, 80 ml di olio di semi di girasole, poi una bustina di lievito per dolci,
mezzo limone grattugiato e 550 grammi di farina, poi 00, farina 00. Poi oltre a questo vi servirà anche, io ho quasi finito qua, vi servirà anche un po' di farina per il piano e dello zucchero semolato o zucchero a velo per poterli farcire dopo, diciamo, per poterli glassare oppure farli più buoni. Allora, versiamo l'impasto. Adesso lo dobbiamo lavorare poco poco finché non diventa bello omogeneo. E mo' arriva il guaio. France, è vero, questo format l'ho chiamato 40 kg in quarantena. Dobbiamo fare un bel impasto elastico, omogeneo. Sì, Aldo, si fa subito subito, cioè te li cuoci e li friggi, li mangi e ti sciali. Qua vanno veramente a ruba. Ah, a proposito, mi sono dimenticato una cosa importantissima. Questa ricetta me l'ha suggerita una mia nuova amica che è Tiziana. Tiziana, una mia amica, una nuova amica, cassiera della Coop a Cosenza, su Via Repaci, ce la facciamo un'altra girata, che ha visto la diretta, ma ha visto le mie precedenti dirette, ma ha suggerito di fare, sì, l'altra volta mi ha suggerito di fare i biscotti, Tiziana, e oggi mi ha suggerito di fare questo. Allora, guardate, vedete, deve essere bello. L'impasto bello, bello morbido, ok? Morbido però non appiccicoso. Ed è velocissimo da fare, è proprio una stupidaggine. Adesso lo stendiamo con il mattarello. Ah, una cosa, non so se voi vedete la novità qui su Facebook, che si chiamano, che sono le stelline. Vedete in basso, c'è sta una nuova funzione, invia stelle. E inviando le stelline, Facebook verserà, diciamo, darà a noi un centesimo di dollaro per ogni stellina. Così, se vi va, potete supportare il lavoro che facciamo in questo modo. Quindi inviateci tante stelline, grazie. Così saremo sempre più motivati per fare. Sì, Tiziana Verpericone, Vincenzo. Sì, Vincenzo, Tiziana Perricone, mi dimenticavo il cognome, ma sei connessa? Tiziana, sei connessa? Adesso cominciamo a stendere. Dobbiamo fare uno strato di circa 1 cm. E dopo li friggiamo. Tizia, ci sei? Allora, Aldo baratta una stellina, però ancora nessuno ha mandato stelline. Io ho il mattarello qua. Mandate tante stelline, grazie. Scherzo. Aldo ha proposto una ciambella per una stellina, e va bene, ci sto. Una ciambella per una stellina. Ok, io aspettavo Tiziana che si collegava. L'impasto è bello morbido. Ok. Più o meno 1 cm, questo secondo voi è 1 cm? Sì. Io adesso mi prendo un po' di carta forno. Dov'è la carta forno? Io qualcosa la dimentico sempre. Prendo un po' di carta forno e li metto qui davanti. Ma voi dite che l'accendo l'olio? No, aspettiamo un attimo, che c'ho paura, perché io mi voglio fare prima tutte quante le formine. E poi voglio friggere, che dite? Oppure l'accendo? Luisa, le stelline sono una cosa nuova che ci ha dato Facebook. Per ogni stellina che voi date, Facebook darà a noi 1 centesimo di dollaro. È pochino, però meglio di niente. È un modo, diciamo, per i follower di esprimere un po' di gratitudine, diciamo. E adesso sapete che faccio? Avvicino qui. Sì,
Sì, lui lo so che si vede al contrario, mannaggia, però si vede. Dai. Non lo posso girare. Adesso faccio le formine. Si vede? Vedete? Se non avete questo attrezzo che a me l'ha regalato l'Autel Casalingo, voi potete utilizzare un bicchiere per la forma esterna e un tappo per la forma interna. Però questa cosa è tutta un'altra cosa, anche perché poi, soprattutto, vi dico che queste ciambelline sono una droga. Una tira l'altra e poi soprattutto se avete bambini, come mi diceva la mia amica Tiziana, i bambini ve le chiederanno di continuo. Adesso faccio questa prima forma. Ma dite che l'accendo, l'olio, nessuno ancora ha dato stelline comunque. Andrea, senza che le scrivi, non le devi scrivere le stelline, le devi dare, le devi inviare. In basso, qui in basso, c'è un tasto che ti dice invia stelline e tu le invii, ok? Ma secondo voi quando è che lo posso accendere l'olio? Sì, zia Fla, guarda, cioè vengono precisi con questa formina, guarda che belli. No, il buco con il dito buco. No, per favore, queste cose volgari. Allora, ecco, ho sbagliato, non sbaglio, lo devo fare. Ho fatto attaccare l'impasto. Allora. Li vedete? Sì, Aldo, è fantastico questo attrezzo, anche perché penso che ci possa fare anche altri tipi di ciambelle. Però io ho sbagliato, ovviamente una cosa la devo sbagliare sempre. E non avevi infarinato tutto il piano. Mi raccomando, infarinate tutto quanto il piano, perché altrimenti succede come sta succedendo a me, che le ciambelle si attaccano. Dite che l'accendo l'olio? Accendo l'olio? Vincenzo, manda un messaggio a Tiziana e dille di collegarsi. Se vi piace la diretta, condividetela. Ancora meglio se inviate una stellina, qualche stellina. Ci date un po' di. Un piccolo segno di gratitudine e di apprezzamento, oltre a condividerlo, sempre apprezzato però. Questo l'ho sbagliato, no? Mi raccomando, infarinate tutto il piano. Ok? Adesso questo che è rimasto, fra poco friggiamo, adesso questo che è rimasto, questo che è rimasto, lo reimpastiamo al volo. Guardate quante ce ne vengono. Abbiamo utilizzato 550 grammi di farina. Allora, facciamo, stendiamo questo e dopo di questo mettiamo l'olio a riscaldare, va bene? Io ho paura dell'olio, vado nel panico quando c'è l'olio da friggere. Non so voi, ma. Ciao l'outlet, outlet casalingo, sì, l'ho detto, che siete arrivati su Instagram da poco e quindi in tanti devono darvi il benvenuto, dobbiamo darvi il benvenuto su Instagram. Intanto io comunque vi ringrazio per averci offerto la possibilità di mostrare i vostri prodotti e di fare questa diretta utilizzando i vostri accessori. Perché io l'altra volta, sinceramente, ho fatto le forme delle ciambelline con il bicchiere, però è tutta un'altra cosa. Sì, il logo, scusa, guarda, ecco. Ma si vede al contrario. Ma l'inquadratura è stretta, scusate. Guardate che bello. Cioè, in un attimo abbiamo le forme precisissime. Accendo l'olio. Accendo l'olio, accendo l'olio.
Olio di semi di girasoli pure per friggere. Girasole. Ecco. Mettiamo qua. Aspetta che abbasso. Sì, sono tipo graff. Vedete? Scusate, questo qui lo metto qua. Ecco, si vede là? Abbiamo trovato un'azienda che ci supporta, che ci appoggia nelle nostre cose, e vale la pena ringraziarle a dovere. Ecco qua. L'outlet casalingo riaprirà il 18, quindi il 18 potete fiondarvi e comprare questo. È l'aggeggio dell'anno. Vi permetterà di fare delle ciambelline precisissime. Precisissime, guardate come sono precise. Guardate. Sì, Aldo P, poi taggaci nelle storie su Instagram, sia a noi che all'outlet casalingo ovviamente. Lui, l'outlet casalingo, il profilo dell'outlet casalingo l'abbiamo messo nella descrizione di questa diretta. ODK Cosenza, ODK trattino basso Cosenza, mi pare. Ecco, ho sbagliato. Sbaglio sempre. Outlet casalingo, la prossima volta mi serve una bella spianatoia di quella di metallo, grazie. Così si ci attacca di meno la roba. Mo stavo stendendo come se fosse una pizza. A capo, aiuta. No, Marida, non hanno lievitato nemmeno un secondo, perché abbiamo utilizzato il lievito per dolci. Questa ricetta prevede il lievito per dolci, quindi non hanno bisogno di lievitare. Adesso, e verranno così, guarda. Guarda che belle. Dai, Riuccio, si compra l'outlet casalingo. Elena, fra poco potrai rivedere la diretta e dove c'è tutto quanto il procedimento completo. Raga, io mi sono seccato. Non ne faccio più. Ecco. Adesso, come mi diceva Adalgisa, dobbiamo conservare uno di questo per controllare l'olio, la temperatura dell'olio. Cioè, quindi outlet casalingo mi sta dicendo che c'è una spianatoia di silicone, non lo sapevo. E dobbiamo provare la spianatoia di silicone, perché questa qua con il legno, guarda, si attacca tutto. Vediamo se l'olio è quasi pronto, fra poco ci spostiamo di là a friggere. Sono senza patate, sì, bravo. Andrea, che l'ho dimenticato di dirlo. Sono senza burro, sono senza patate e con il lievito per dolci. Vi ripeto la ricetta, che ce l'ho qua. Sono 250 ml di latte. Prendete carta e penna che ve la dico. Quando avete preso carta e penna ditemelo. Quello è quasi pronto. Allora, 250 ml di latte, 100 g di zucchero, un uovo, 80 ml di olio di semi di girasole, ovica s'attacca, olio di semi di girasole, una bustina di lievito per dolci, la buccia di mezzo limone grattugiato e 550 g di farina 00. Ok. Devo provare l'olio, adesso prendo un pezzettino di questo. Sì, bravo Aldo P, l'olio è pronto. Adesso ci spostiamo di qua a friggere. Però dovete fare una cosa, dovete fare molta attenzione, perché l'olio deve avere una temperatura di circa... Alfredo ci ha mandato 50 stelle, grazie! 50 stelle! Via! Evviva! Olè! 50 stelle, mandateci le stelle. Altre 50 stelle, Alfredo. Grazie, sono ricco. Ma mo devo friggere, che sennò non ci arrivo. Allora,
Quindi quando l'olio sarà pronto, abbassate il fuoco perché altrimenti dentro non vi si cuoceranno. E mettiamo le ciambelline a friggere. Duecento stelline, chi ha mandato altre stelline? Alfred, basta, mamma mia, quante stelline! Grazie. Ok. Adesso prendiamo questa, dobbiamo prendere, io prendo la carta, uso la carta fritti, la metto qua vicino. Abbiamo fatto 250 stelline, grazie Fre. Con le stelline cosa comprerò? Ah sì, con le stelline comprerò gli ingredienti per la prossima diretta, ok. Ecco qua, vedete, adesso li giro. Adesso li friggiamo e dopo, appena fritti, devo abbassare l'olio che è troppo forte e altrimenti non si cuociono bene dentro. Appena fritti li dobbiamo passare con lo zucchero. E utilizzeremo, per passarli allo zucchero utilizzeremo questo. Questo qui è sempre, insieme, si compra, si vende sempre insieme a questo, all'outlet casalingo. Che aprirà il 18 insieme a tante altre attività a Cosenza, poi magari parleremo pure con qualcun altro. Metto lo zucchero, ok, qua ne metto un'altra. Devo fare attenzione a non fare guai, a non buttare olio a terra. Che state scrivendo? L'olio è alto, sì, infatti l'ho abbassato proprio al minimo, grazie. Perché altrimenti dentro rimangono crudi. Si bruciano fuori e dentro non si cuociono. Adesso scusate sto casino che c'è qua. Anzi, sapete che faccio? No, meglio non rischiare. Luisa mi ha mandato stella, abbiamo fatto 300 stelline, sono 3 dollari. Grazie Luisa. Devo togliere le prime, ecco, mi fate emozionare. Dite che sono cotte? Sì, che sono cotte. Rimettiamo un attimo sulla carta forno, ok? Sulla carta, sì, ciao, non la carta forno, come si chiama? La carta per fritti? Ma proprio un secondo. Ok, ce ne mettiamo il tempo di mettercene altri e subito, appena caldi, li dobbiamo passarli nello zucchero. Ok, quindi prendiamo questo meraviglioso attrezzino, prendo una ciambellina, guardate, e qui la passo nello zucchero, ok? Poi la giro, aspetta quando faccio così giro, ok? La giro, e questa è la nostra prima ciambellina. No, non uso lo Scottex, chi è che l'ha scritto? Utilizzo la carta per fritti che assorbe meglio, cioè asciuga un po' di fritto così è meno unzunzato, diciamo. Ok, adesso prendo quest'ultimo, devo togliere l'altro. Che meraviglia, senza sporcarti le mani, questo coso, con questo attrezzino, questo utensile, mamma mia. Ecco qua, l'ho fatta cuocere troppo, questa qui la giro. Ok, aspetta che adesso vengo a leggere i commenti. Grazie, grazie per i complimenti. Se volete sostenerci, inviateci, ripeto, inviateci stelline. Aiuto. Inviateci tante stelline. Per ogni stellina Facebook darà a noi un centesimo di dollaro. Quindi più stelline inviate e meglio è. Ecco.
Ecco qua, ci metto lo zucchero. Si vede bene. Grazie Raffaella, ci ha mandato altre 50 stelline. Andrea, andiamo a mangiare a pisce stasera. No, non possiamo andare a mangiare da nessuna parte. Tutto chiuso. Guardate che bello. Guardate che bello. Grazie Raffaella per le stelline. Grazie mille. Grazie anche all'outlet del casalingo che ci ha sostenuto, che ci ha fatto scoprire questi cosi meravigliosi. Cioè, la svolta, non ti sporchi le mani e giri che... Prima fai la formina e poi li passi nello zucchero con l'attrezzo che c'è dentro. Vediamo se questo è quasi cotto, sì. Ok, ma ovviamente se vi piace la nostra diretta potete anche condividerla. Luisa ha mandato altre 50 stelline, vai! Grazie! Ma qua devo friggere, che sennò... Ma non si vede, scusate, non si vede bene, scusate l'inquadratura. Magari adesso faccio più indietro qua tutta la situazione. Metto altre due ciambelline qui dentro. E tre, ok? Aspetta che magari se mi faccio più dietro riuscite a vedere meglio. Ok? Va meglio? Grazie, abbiamo fatto 400 stelline che equivalgono a 4 dollari. Grazie mille a tutti per il sostegno e per il supporto. Ecco qua. Passo nello zucchero. Com'è facile e veloce questo coso, non so come si chiama, scusate, ma sono molto artigianale in queste cose, perché non sono un cuoco professionista, ma qua lo stavo per fare bruciare. Ciao Denise, guarda che belle. Cioè, sono precise, sono perfette. E ci vuole un attimo, io ho fatto insieme a voi adesso in diretta sia l'impasto che la stesura e la cottura. Tutto quanto insieme, tutto quanto in diretta abbiamo fatto. Ho fatto anche qualche marrone, però vabbè, non lo diciamo. Vediamo chi c'è. Sì, ho una seconda attività. Ciao Outlet, sì, hai visto? È fantastico, quindi... Questa è la svolta dell'anno. È un attrezzo della Tascoma. Lo trovate all'outlet del casalingo. Ok, adesso togliamo quest'altre. L'ho fatto un po' cuocere troppo, secondo me, mi sa. Ok. Se ne metto altre due. Ok, adesso queste qui le passo nello zucchero. Outlet del casalingo, cioè se ci stai guardando, mi dici come si chiama questo coso? Così non lo chiamo più coso, per favore. Cioè, gli devono dare il Nobel a quello che ha inventato questo qui. Cioè, c'è la pinzetta che ci infini dentro la ciambellina. Ecco. Bellissimo. Abbiamo quasi finito. L'ho detto che abbiamo quasi finito. Pure sta scumarola è buona, pure sempre loro me l'hanno data, grazie mille. Perché non vi preoccupate, anche se io volevo dire, io ho detto ma no, ma è di plastica sta cosa, che c'è, non mi piace, sono contrario. Invece no, è una plastica resistente ad altissime temperature che è ottima, perché è leggera, è maneggevole e in più si può utilizzare per tante altre cose, non soltanto per l'olio, anche per la pasta, per quando fai un sugo, tipo. Ok,
Dobbiamo passare questi nello zucchero. Ma vi ho scordato. Sì, Alfred, che con sta crisi mo' trovarsi una seconda attività fa comodo. Quindi ci mettiamo a fare ciambelle, sperando di andare tutti quanti al mare, di tornare tutti quanti al mare. Ci mettiamo a vendere ciambelle a Corica. Io mi ricordo che a Corica c'era un uomo vestito da marinaio che portava le ciambelle e che ogni volta mia sorella, io sono sempre stato schizzinoso su queste cose, però mia sorella le voleva sempre, sempre, faceva una guerra per avere la ciambellina fritta da questo qui. Invece in questo modo adesso sapete come si fanno, queste, vabbè, non, ieri mi serve, così bruciate qua. Sto parlando troppo, mi devo concentrare. Sapete come fare? Se un pomeriggio vi gira, allora Pia, vi dico la ricetta di nuovo, la ricetta ce l'ho qui, me la sono scritta. 250 ml di latte, 100 g di zucchero, un uovo, 80 ml di olio di semi di girasole, una bustina di lievito per dolci, mezzo limone grattugiato e 550 g di farina 00. La ricetta la trovate anche nella descrizione del post. Sopra trovate la ricetta, sotto invece trovate la possibilità di commentare, condividere oppure inviarci qualche stellina. Questo l'ho fatto bruciare, mannaggia miseria. L'ho fatto un po' più abbronzato, diciamo. Avete visto come vengono belli gonfi? Beh, sembrano lievitati. Poi c'è? Ciao Ginetta! Aldo P, vieni, vieni, tanto sai dove sto. Vieni, mantieni la distanza di sicurezza. E rimani, cioè se ti mangi due ciambelline fritte, due graffine. No, non, se mi spoglio ci cacciano il like dalla pagina, ci bloccano, ci bannano, ci denunciano. Non sai che. Non puoi capire qua. Sono ingrassatissimo. So come tutti, vabbè, però è meglio stare in salute, io. Però sto bene, stiamo tutti quanti bene, spero anche voi, spero anche a casa vostra. Io sto passando nello zucchero le ciambelline, l'altra parte si stanno friggendo. Mamma mia, che meraviglia! Adesso se non viene nessuno qua, se c'è qualche vicino, la forma. Ah, la forma ciambella e con pinze. Sì, ok, forma ciambella con pinza. Forma ciambella con pinza. Outlet e casalingo, mi sa che vi conviene fare una bella scorta di questa cosa, perché sono sicuro che il 18 tutti quanti si fionderanno da voi per comprarlo. Tutti. Sì, Andrea, ci voglio mettere la Nutella. Ci puoi mettere la Nutella. Però diciamo che ci puoi mettere la Nutella al centro. E volendo si potrebbero fare anche a forma di craffen. Però diciamo che non è proprio. Non, bisogna fare attenzione. Perché comunque poi non. Diciamo non vengono così talmente gonfi questi per poi fare i craffen. I bomboloni ripieni. Vengono belli gonfi, morbidi, però non al punto tale di poterli riempire con la siringa. Diciamo che sono delle ciambelline pecciorito. La mia amica Tiziana non si è collegata. Outlet, giorno 18 mi sa che vengo, eh? Vengo e facciamo una bella diretta di lì dall'outlet. Che dite?
Ah, come prima cosa devo andare da Alfredo, da mio cugino Alfredo, che lavora da Dolce Bizzarro, vero? Si chiama parrucchiere su Via Verdi. No, non è Via Verdi, su Viale della Resistenza. Alfredo è comunque dopo il ristorante cinese Pechino, da Gino. E vado subito a tagliarmi sta zazzera che non ce la faccio più. Non ci sto dormendo la notte. Ma veramente, vi siete fermati con le stelline? Dai, datecele un po' di stelline. Allora vuol dire che la nostra ricetta non vi sta piacendo. Io ho quasi finito qua. Metto lo zucchero. Con la mano un po' complicato, però comunque se non c'era questo coso, sai che bordello che facevo? Che casino che facevo? Questo forma ciambelle meraviglioso. Ma faccio ciambelle ogni giorno. Mamma, ma le vedete qua quante ciambelle? Ma chi le do a queste ciambelle? Chi se le mangia? Se c'è qualche vicino che sta guardando può venire, gliele mando crupanaro. Ci stanno le ultime due, abbiamo quasi finito. Fra poco vi ripeto la ricetta. Seguite l'Outlet Casalingo sulla pagina Instagram perché loro si sono appena iscritti. Lì troverete un sacco di idee utili per la casa, per fare qualche regalo. Su Instagram trovate il link nella descrizione oppure li trovate scrivendo ODK Cosenza, vero? Outlet Casalingo Cosenza. E loro sono quelli su. Sono i ragazzi su Corso Mazzini. Abbiamo quasi finito, mancano le ultime quattro. Vediamo se questa è la... No, aspetta, facciamo così. Stanno facendo... Grazie Raffaella, ha mandato altre 10 stelline. Però un'altra ne ha mandate altre 50. Devo vedere un attimo chi è che ha mandato altre 50 stelline. Io qua non so più dove metterle. Vediamo se posso girarle. Fra poco ce ne mangiamo. Le sto facendo cuocere troppo questo, mi sto un po' impapinando. Sto un po' arronzando. Allora, la pasta biodegradabile, è vero. Allora, ciao Ida da Pavia. Assunta, fra poco ti farò vedere la ciambellina dall'interno. Grazie Alfredo, ancora Manuela per le stelline, grazie mille, grazie a tutti. Abbiamo fatto quasi 500 stelline. Manuela, Raffaella, Alfredo, grazie mille a tutti. Grazie, grazie, grazie. Ok. Tra poco vi faccio vedere. Mettiamo lo zucchero alle ultime. L'olio si è riscaldato un po' troppo qua. Chiudiamo. Mi raccomando, non tenete l'olio troppo alto perché altrimenti rischiate che dentro non vi si cuoceranno bene. Ok, quindi passo le ultime quattro nello zucchero. Uno. Grazie Ida, cerco di arrangiarmi, ripeto che questo qua non è il mio mestiere, però diciamo che cerchiamo di passare un po' tutti quanti il tempo insieme, no? Impariamo una cosa nuova. Impariamo una cosa nuova e poi diciamo ci divertiamo, passiamo un pomeriggio insieme. Mi dispiace che la mia... Amica Tiziana che mi aveva suggerito questa ricetta non c'è, come
comunque dopo gli mando la diretta. Comunque, allora, stava dicendo, e sta dicendo l'outlet, la pasta biodegradabile al limone serve per pulire l'acciaio. Ah, ok, per pulire l'acciaio, la pasta biodegradabile. No, io non la conoscevo questa cosa, sinceramente. Io faccio pulire tutto allo sgrassatore. Butto sgrassatore e via. Passo l'ultima. Si vede? Ah sì, ho pure detersivo per i piatti. Oh. Raga, mi sono emozionato. Ok, l'abbiamo finito tutto. Abbiamo fatto una caterba di ciambelline. Ma proprio una caterba. Vi faccio vedere. Sposto di nuovo tutto quanto qua. Sposto, 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 sposto. Aiuto. Qua ho chiuso l'olio. Ho paura. Guardate. Aiuto. Ciao Nico, ciao Marzia. Grazie a tutti per le stelline. Guarda quante ciambelle abbiamo fatto. Allora, io adesso continuo a ringraziare veramente l'outlet casalingo che ci ha fatto svoltare oggi, perché queste qui le ho fatte con... Scusate. Queste qui le ho fatte con il bicchiere. Bicchiere e tappo, però devo fare prima il bicchiere, dopo il tappo, poi rimaneva attaccato, avevo paura che si rompesse il bicchiere, perché ovviamente è di vetro, magari ci premi sopra e si rompe. Invece con questo attrezzino per fare il buco e questo qui per prendere, questa pinzetta per prendere tutti insieme, è stato fantastico. Mi avete cambiato la vita veramente. Comunque, faccio un po' di pulizia. Adesso vediamo all'interno come sono. Ho molta paura. Guarda, cioè sembrano finte. Sembrano quelle di Homer Simpson. Volendo possiamo pure farci una glassa. Aspetta che mo le apro. Si vedono? Sono belle gonfie e soffici. Guardate, dentro sono pure gonfiate, ma volendo forse possiamo pure bucare con una siringa. Aspetta che sposto un po' sto coso. Volendo possiamo pure prendere una siringa e riempirlo con qualcosa. Ci vediamo. Vero, il profumatore per l'ambiente e l'auto del casalingo sono fantastici. Ho pure queste ciambelline. Che state scrivendo? Ci devo mettere la Nutella? Ma chi è che ha dato altre? Antonio ha dato altre quante stelline? Antonio ha dato 50 stelline, un attimo, qualcun altro ha dato tante stelline. Antonio, grazie Assunta. Possiamo fare pure, potremmo, avremmo potuto fare anche una glassa. È andata via la connessione, non so perché. Comunque con la Nutella non lo posso fare, allora. Grazie a tutti per aver visto la diretta. Se vi è piaciuta condividetela con gli amici. Un attimo. Che state scrivendo? Sì, così sono buonissimi. Sono un altro amore, me ne mangio un altro. Aspetta, ne prendo uno. No, prendo questo, vabbè. Sono tutti uguali. Cioè, sono tutti uguali, precisi, bellissimi, guardate come sono belli.
Dai, prendete carta e penna che vi ridico la ricetta. Carta e penna. Poi se avete altre domande da fare, potete farle, sono ancora qua. Quello che avevo preso. Avete preso carta e penna? Pure questo, guardate com'è dentro, com'è gonfio. Vedete? Tutto fatto, l'abbiamo fatto adesso in quanto tempo? In mezz'ora? Quanto tempo ci abbiamo messo? Sono belli soffici. Guarda. Belli morbidi. Ah. Allora, per fare tutta questa caterba di ciambelle vi serviranno 250 ml di latte, 100 g di zucchero, un uovo, 80 ml di olio di semi di girasole, una bustina di lievito per dolci, mezzo limone grattugiato e poi 550 g di farina. Aspetta che vi dico adesso, vi dico gli accessori consigliati quali potrebbero essere. Lui non mi riesco a fermare. Non perché l'ho fatto io, ma comunque grazie alla mia amica tiziera della Coop di Cosenza, di Via Repaci, grazie per i suggerimenti. Sì, di questa ricetta che l'altra volta dei biscotti. Se volete vedere la ricetta dei biscotti, anche quelli facilissimi, tipici calabresi, andate nella sezione video della nostra pagina, che si chiama 40 kg in quarantena, e li troverete. No, non ce la faccio lui. Bene. Se la diretta vi è piaciuta, condividetela con i vostri amici, condividetela a tutti, mandateci tante stelline per dimostrare il vostro supporto e sostegno. Il 18 andate tutti all'outlet Casalingua a Cosenza a comprare questa meraviglia e tanti altri accessori. Seguiteli anche su Instagram, perché su Instagram troverete un sacco di consigli e di idee regalo e altre idee per la casa. Noi ci vediamo alla prossima diretta e domani sera alle 9:30, sempre qui su Cosenza App in diretta, partirà un nuovo programma di Andrea insieme a Carla Monteforte, che vi faranno scoprire e conoscere i talenti calabresi e tante altre cose. Lunedì sera, un'ora in compagnia con loro. E noi ci vediamo fra 2 settimane, probabilmente. Luisa dice: l'outlet casalingo, sì, è quello di Cosenza, Corso Mazzini. Poi c'è anche a Zompano, però gli amici miei sono quelli di Corso Mazzini. Va bene, siete in tanti ancora a guardare la diretta. Io non so che cosa fare. Che faccio? Faccio un balletto? Faccio una ruota? Scusate, fatemi qualche domanda se volete, altrimenti me ne posso mangiare un'altra. Posso mangiarne anche un'altra? No, va bene. Vi saluto, vi libero. Ciao a tutti, grazie mille. Siete stati in tantissimi, grazie a tutti per le stelline. Buona domenica e buona festa della mamma e buona mangiata.